Ciao a tutti, oggi volevo porvi una domanda. Conoscete la differenza fra monstera dubia e borsigiana? Originarie del Guatemala, la differenza è davvero minima. Vediamo quale. La borsigiana ha una crescita più veloce, foglie leggermente più piccole e non produce frutti. La deliciosa, da qui il suo nome per il frutto che produce, non logicamente nelle nostre case ma in natura, un mix fra cocco e banana, ha foglie più grandi e se notate vedrete una piccola increspatura fra l'attaccatura del gambo alla foglia. Questo in natura le permette di orientare meglio le foglie e di rispondere in modo positivo alle sollecitazioni del vento e delle piogge. A questo punto poi si aggiungono anche le sue fenestrazioni e prende il nome di pianta del formaggio svizzero. Più la foglia è grande, più queste saranno ricamate, passatemi il termine, assomigliando ad una maschera. In generale la manutenzione è molto semplice, luce abbondante, annaffiatura moderata e concimazione una volta al mese. Essendo una pianta che cresce molto velocemente, da qui il nome monstera, mostruoso, abnorme, come dicevo nel video sui potus, diamogli un palo di sostegno, valutiamo bene gli spazi di casa nostra ed effettueremo un rinvaso più frequente rispetto ad altre piante, ma sempre relativo alla crescita della pianta.